Serena Grandi furiosa a Domenica Live, la polemica con Corinne Clery. Domenica Live, Serena Grandi replica all'attacco di Corinne Clery. Serena Grandi a Domenica Live ha voluto rispondere insieme a suo figlio Edoardo alle parole dette da Corinne Clery. Precisamente, era stata proprio l'attrice premio Oscar e suo figlio a tirare in ballo la famosa modella ed ultima moglie del suo ex, in quanto sarebbe stata l'unica causa della rottura del rapporto tra Edoardo e Beppe Ercole. Serena e Beppe si sono sposati nel lontano 1987, ma il matrimonio è naufragato esattamente 7 anni dopo. Nel 1993, l'imprenditore si è subito risposato con la Clery, la quale l'avrebbe accudito fino al giorno della sua morte. Grande scalpore ha fatto inoltre la foto che la modella ha fatto con le ceneri del marito in salotto, cosa che ha fatto inquietare Edoardo. Il ragazzo nello studio di Barbara D'Urso ha affermato che lui e la madre non sapevano nemmeno della malattia del padre in quanto la donna, a suo dire, ha impedito al ragazzo di poterlo vedere. Edoardo e Serena sono venuti a conoscenza della condizione del padre soltanto dai giornali, e sempre a Domenica Live, il ragazzo ha dichiarato che Corinne ha ritenuto imbarazzante che lui piangesse il padre davanti al letto d'ospedale. Serena Grandi arrabbiata con Corinne Clery, la replica a Domenica Live. Sempre a Domenica Live, il figlio di Serena Grandi ha palesato che lui non ha mai voluto vedere Corinne, e proprio per questo ha anche rinunciato alla sua eredità paterna, infine, le ha solamente chiesto qualche indumento per andare avanti, ma la modella è alla fine sparita. Barbara D'Urso ha quindi mandato in onda il video risposta girato dalla Clery, la quale ha affermato: sono stato disturbata da certe dichiarazioni che mi hanno fatto male, erano false ed in quel periodo Serena stava male con se stessa, e se l'è presa con chi aveva più vicino. Inoltre, non ho capito perché sono stata attaccata quando sono stata io a farle fare pace con il suo ex marito. Per quanto riguarda le ceneri, Edoardo non me le ha mai chieste, perché lo ha fatto attraverso i giornali. L'ho trovato ignorante e se le voleva mi chiamava, mi ha chiamato tante volte per insultarmi. Infine, la modella ha precisato che non ha voluto dare nulla al ragazzo, compreso un costoso orologio, in quanto secondo lei lo meritava di più suo figlio, che ha organizzato tutto il funerale. In studio Edoardo ha sottolineato che invece è stata sua sorella a organizzare il triste evento, mentre la Grandi ha voluto dissociarsi dalle sue parole, affermando di non voler più replicare per non darle maggiore pubblicità.